Good morning, guys. Oggi è venerdì 6 aprile. Ieri è uscito il primo episodio della serie Senza Prenotare 3. Ringrazio tutti quanti per i favolosi commenti, ma tra tutti i commenti uno ha prevalso sugli altri, ovvero il mio modo di dire naked. Scusatemi, ho preso tante di quelle offese, roba che non mi stavo mettendo a piangere. Com'è che si pronuncia? Naked. Naked. Non capisco perché oggi sono più rilassato del solito, anche se sono in ritardo di 20 minuti. Qua mi infilo, vabbè, ruspa, l'escavatore. E la madonna. Parte il Royal Jordanian che c'è in me. Attenzione, sta sverniciando la polizia. Mi fa da tappo la polizia. E qua se siamo stretti. Oggi, come vi avevo promesso in un paio di video fa, vi porterò con me a fare un corso di guida. Un corso di guida per la strada, dato che io viaggio molto. E tutto quanto è partito in lei che mi offende in una chat di Instagram, perché guardando i miei video mi ha detto che non sono in grado a guidare. Sicuramente ha ragione al 100%, anche perché fino ad adesso ho guidato come mi sentivo, naturalmente dando un po' di occhiate a traiettorie e posizioni di guida, ma sempre facendo tutto quanto molto a caso. Così oggi ho pensato di portarvi con me, così che magari anche voi possiate apprendere qualcosa dalla carissima maestra Greta. Per farvi capire quanto sobria è la nostra insegnante, come moto personale ha una Yamaha R6 e adesso come scuola guida ha un S1000R, un BMW S1000R, tipo il sogno della vita, ma insomma, capito BMW? Se avete un S1000R in più, lo prendo io. Come avrete potuto sicuramente notare, sono sopra al GSX 750 che mi ha prestato Suzuki. Volevo farlo con il CBR, ma al momento non è disponibile. Lo sto mettendo ancora una volta a puntino. E con il Dominator non voglio farlo perché mi piace guidarlo troppo ignorantemente. Così, dato che il GSX ce l'ho in prestito fino all'11 di aprile ed è una via di mezzo tra il Dominator e il CBR, ho pensato di utilizzare proprio questa. Bene, ci rivediamo direttamente davanti a un S1000R rosso fiammante. Rosso fiammante, tra l'altro, come la mia felpa, che come ogni volta vi voglio rassicurare che sotto ho la tuta in pelle intera, come potete vedere dalle saponette. Tranquilli, non mi permetterei mai di andare in giro in felpa. Allora, o sono arrivato per primo io o ho sbagliato strada. Bene, ho sbagliato strada perché ho visto un S1000R là. Mi ero fermato là in quel parcheggio. Ho detto, ma chissà dove ho guardato, ho visto un pezzettino rosso, ho detto mi sa che è lei. Mamma, chissà parole che prendo oggi. Ho già visto come ho impostato la prima curva, mi sto cagando addosso. Non sapendo com'era strutturata questa lezione, sono costretto a farvi la voce fuori campo per farvi capire step by step questo corso. Come prima cosa, l'istruttrice mi ha portato in un piazzale e ha iniziato a spiegarmi un po' di teoria. Teoria che sinceramente non mi ha per nulla annoiato, anzi è stato molto più istruttivo di quanto pensassi, grazie anche all'alternanza di esempi e metafore per farmi capire meglio il concetto. E queste sono alcune delle parti più interessanti. Tutto il corso naturalmente non posso caricarvelo, sennò verrebbe fuori un video di 8 ore. Bene, siamo proprio arrivati in un piazzale di scuola guida. Per fare una curva, prima cosa il manubrio deve girare. Per far sì che il manubrio giri, devo lasciarlo molto morbido. E per lasciarlo morbido vuol dire che mi devo spostare con il corpo. Per spostare il corpo devo sempre far finta di essere una marionetta. Le marionette hanno un filo in testa, un filo sulla spalla e un filo sul gomito. Il burattinaio sta al centro della curva. Se io sono il burattinaio e ti tiro per i fili, tu cosa fai? Vieni giù con la testa, okay. Vieni giù con la spalla e apri leggermente il gomito. La curva è di là, quindi dovrò sempre guardare la curva. Perché guardare la curva? Perché un'altra cosa che fa girare la moto è lo sguardo. Se io guardo, la moto va dove guardo. Se io su una curva mi fisso a guardare il muro che c'ho davanti, la moto poverina come fa a girare a destra? Se io invece sto facendo la curva e giro tutta la testa a destra, la moto mi seguirà. Prima cosa che si deve muovere è sempre il pilota. Quando arriva una curva, sotto c'è la moto e sopra c'è il pilota. Prima si deve muovere il pilota e poi lo segue la moto. Perché se prima si muove la moto e poi il pilota, vuol dire che la butti giù. È anche l'operazione più sicura da fare, muoversi sulla sella. Il fatto che tanti dicono, ah, non chiudi le gomme, sei uno sfigato. Non è un vero, chiudi le gomme anche qua nel piazzale se vuoi, non c'entra niente, anche i fermoni le chiudono le gomme. Meno le chiudi e vai forte, vuol dire che hai un sacco di limite in più, non stai rischiando per niente. Dopo la teoria è arrivato il momento della pratica, dove ha iniziato a spiegarmi delle cose veramente basilari che penso tutti noi sottovalutiamo, ovvero il comportamento del freno posteriore e di quello anteriore in combinazione con l'acceleratore e la frizione. Il primo esercizio con il freno anteriore: come parte, premi il freno e poi subito dopo la frizione, fino a quando la moto non sente che farà drrrr. Cioè deve essere proprio una cosa molto omogenea. Bravo, trova il punto.
dritto. Senti che devi far pressione sul manubrio. Devi tenerlo dritto te, devi tenerlo rigido. Questo è quello che fa il freno davanti alla moto. E successivamente con il freno posteriore. Parto, freno che freno dietro, un pochino di frizione, ma gli do un pelino di gas. Dai gas e frena. Più freni, più dai gas. Senti che la moto si raddrizza, senti che si alleggerisce il manubrio. Dopo molte altre varianti di frenate, mi ha fatto procedere con un esercizio molto semplice che fa capire però l'effettivo ruolo del freno anteriore e di quello posteriore. Adesso giro in tondo attorno a me. Freno dietro, tieni il freno dietro. Guardami, guarda sempre dove devi andare con il freno. Inizia ad avvicinarti verso di me. Inizia ad avvicinarti. Ok, lascia il freno dietro. Esercizi che ti fanno capire che fino ad adesso hai guidato soltanto perché hai una patente e non perché sai guidare, è arrivata la prova su strada. Abbiamo appena finito di fare il primo step in un parcheggio dove mi ha dato delle nozioni base, che tra l'altro tre quarti di quello che mi ha detto non sapevo. È pazzesco come pensiamo di essere capi della strada, ma in realtà abbiamo solo da imparare. Mi ha appena segnato di guardare il freno dietro come lo utilizza lei. E come prima strada, per essere molto sobri, faremo il costo. Strada che ho fatto 400.000 volte, ma mai come questa. Incredibile, pensando solo a un movimento da fare, quanto è cambiata la postura in moto. Adesso sto pensando al discorso del burattino che mi aveva fatto all'inizio, ovvero quello di spostare spalla, gomito e testa. La testa che andrà vicino allo specchietto, quasi a baciarlo. Il gomito che va molto esterno. E se cambia, incredibile. Il gomito, stavo dicendo, deve rimanere esterno e non perpendicolare al manubrio. E è la spalla che comunque, insieme a tutto, si avvicina sempre di più allo specchietto. Al terzo tornante giriamo all'interno di una stradina per andare a percorrere il costo vecchio. Una strada molto stretta e con molti tornanti, apposta per fare ulteriori esercizi. È tutta un'altra roba così la guida, eh. Bello però. Sì. Ci si mette un po' però ad imparare. Sì, sì, sì. E pronti, via, mi butto fuori. E più mi butto fuori, più la moto è dritta. E più posso accelerare. Adesso andiamo giù a moto spenta. Nel rettilineo. Se prendi troppa velocità, frena col freno davanti. Poi come arriva la curva, freni dietro. E poi se stai andando troppo veloce davanti, come arriva il tornante, lasci il davanti e tieni quello dietro. Quello che stiamo percorrendo, se non lo sapeste, è il costo vecchio. Freno posteriore. La teoria è che più si frena con il freno posteriore, più la moto si chiude, curva di più. Questo qui a motore spento è un esercizio fatto appunto per concentrarsi solo all'utilizzo del freno posteriore, rimanere morbidi nel manubrio senza l'utilizzo del freno motore e della frizione. Vedi che la moto allarga alla fine del tornante, frena ancora di più. Quindi io quando sono in discesa, se tengo la terza su quelle stradine lì, cioè non metti prima, seconda, terza, quarta e poi prima di arrivare al tornante abbasso tutto. Seconda prima. Tengo la terza, come arriva il tornante tiro la frizione, freno dietro, la giro, poi mollo. Finito il secondo esercizio, possiamo dire, ci dirigiamo verso Montecorno. Ottimo inizio del Montecorno. Mi dice di guardare all'interno della curva. Segno di approvazione. Adesso ti faccio fare un su e giù da questo tornante. Ok. Adesso lo fai una volta in su e una volta in giù. E io ti riprendo. Ottimo, adesso la Greta si è fermata in questo tornante. Io salirò su e giù per questa strada. Lei mi filmerà. Così da farmi vedere i miei errori ed eventuali accorgimenti. Adesso sono in terza. Freno un po' davanti, freno un po' dietro. Ho sbagliato. Non parlo perché sono un attimo concentrato.
Allora, quello a destra ho sbagliato, ero in tensione. Quello a sinistra forse l'ho fatto un po' bene. Sì, ma adesso faccio vedere la teoria. Scendi. Allora, da questo punto in poi inizia la teoria sulle traiettorie. E quindi molte cose dovrò chiedere a lei se posso metterle o meno. Anche perché questo qui è un corso molto specifico. E se vi mettessi tutte quante le informazioni che lei mi ha dato in quella giornata, praticamente le toglierei tutto quanto il suo lavoro teorico. Tutto quello che avete visto è un quarto di quello che ho fatto in questa giornata. Ho altre 2 ore e mezza di girato. Quindi se questo video vi è piaciuto, vi prego di scrivermi qui sotto tra i commenti se volete la seconda parte o meno. E in base alle interazioni tra mi piace e commenti vedrò se caricarlo o meno. Dal mio punto di vista è forse uno dei video più interessanti che ho fatto. A tratti potrebbe essere stato noioso, ma scommetto che tutti quanti gli appassionati possono cogliere da questo video delle importanti informazioni. In descrizione vi lascio l'email dell'istruttrice Greta. Mi raccomando di scriverle soltanto se siete interessati ai corsi e non per altri motivi. Inoltre voglio comunicarvi che questo sarà il mio terzo video della Suzuki Challenge e che il 28 aprile sarò presente all'evento creato da Suzuki nel circuito di Cremona. Ci saranno un casino di motovlogger, un casino di attività, probabilmente mi ucciderò anche, ma non posso dirvi il perché. Il link dell'evento ve lo lascio in descrizione, come trovate tutti quanti i miei social network. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!